Zio Luigi è tornato. Tesoro, zio Luigi è morto da almeno 10 anni. Sì, lo so, lo so. Era a Lupinieri in vetrina. Sportivo, con la falangetta tagliata. Ricordi nella bottega? La sega elettrica. Buon karma a te. Sarà la decima volta che mi mandi gli auguri di buon karma. Sei fissato con la cultura indiana, eh? Fanatico del sesso tantrico? A me piacciono cose più estreme, tipo bondage. Ti piace lo spanking? A Natale ho regalato a mio nipote la collezione DVD di Hello Spank. Che è? La versione erotica del cartone? Ah, quindi preferisci fare il cagnetto? Lecchi le scarpe, foot fetish. Come animale avrei giurato più fossi un maiale. Ma forse una via di mezzo? Un armadillo? La sai lunga tua? Allora facciamo così, armadillo allupato. Stasera mi porti a cena e te lo dico io che animale sei. E che ruolo interpretavi nel film di Christophe? Annette, l'amante del boss. Il clou era la scena della fellazio integrale nel parlatorio. Impegnativa? No, neanche tanto. Il sesso è una delle mie passioni. Poi mi arrapava fare un gangster porno. Immagino. È che Christophe mi ha aperto un mondo. Io ho capito che voglio fare l'attrice. E un'attrice fa qualunque cosa. Per esempio? Beh, intanto deve avere un agente, uno psichiatra, un insegnante di yoga. Vabbè. Poi deve essere strana, vomitare, andare a letto con i produttori. Ah, cantare. Per esempio io ho una voce pazzesca, punk rock, spinto. Spinto? Spinto. Tu sei come me, nero dentro come me. Tu sei kamikaze suicide, kamikaze suicide, kamikaze suicide, kamikaze suicide. Impressionante. E questo è solo un assaggio. E come si diventa suicide girl? No, non si diventa. Si è. Io ho joinato il sito, la cosa mi è piaciuta e sono Suicide Girl. Certo, capisco. Tu hai joinato e... Sì. Fare l'attrice è un po' diverso. Dovresti studiare la tecnica, non trovi? Scusi. La tecnica. La tecnica nel terzo millennio. Ma è una questione di istinto. Bisogna rompere le barriere, vincere il pudore.
È la pancia, senti nella pancia, capito? Lo sai cos'è la pancia tu, no? Purtroppo sì. Ma sì, io lo so, perché te sei un po' strano, pure te sei un po' attore. Grazie. E del resto, sai, è questione di attitude. Io non posso fare altro che esibirmi. Ma è proprio al cinema devi esibirti, scusa. Ah, perché tu pensi che io non abbia abbastanza carisma? No. Ho smesso. Non si fuma. Professore, non prendere sempre tutto così sul serio. La vita è volatile. Oggi siamo qui e domani... Allora ti accompagno a casa. Vorresti già salire da me? No. Alle 11:30. E invece no. Ti porto nel degrado. Pura reification. Vai. Chi siete voi? Chi cazzo siete voi? Ci domandiamo chi sono io per essere magnifico, brillante, pieno di talento. In realtà chi sei tu per non esserlo? Questa sera voi non assisterete a un karaoke. Questa sera voi assisterete ad una messa, a un rito. Vi metto un ultimo pezzo musicale, uno solo, e voglio vedere sul palco te, te e anche te. E come diceva Jim Morrison, nessuno uscirà vivo da qui. Luci. Guarda, Ice, stasera sei uscito dal nonno? E com'è la storia? Fai volontariato? Tu lo vedi così, ma lui in fondo è un vulcano, vero? Un vulcano di più? Un geyser, uno tsunami. Capito? Allora il mandrillone qua, niente alcolio. E col Viagra fa reazione. Dudo, fai il serio. Portaci due Angelo Azzurro, dai. Eseguo. Dio, fammi dominare la figa! Aglioli. Luce. Diva nascosta. Michela. Ecco a voi Michel. Ragazzi, facciamo venire altri due Angelo Azzurro. Una bomba, garantito. Tutto! Ma chi è esaurito? Occhio che zio fra 5 minuti sbratta. Andiamo fora. Fora? Sì, fumemosene una. Mamma mia, quanto è cattiva! Ma sono delle medicine! Esatto, zio. Esatto, medicina dell'anima, zio. Un po'. Ma che? Il saluto dell'opossum nell'era glaciale di era glaciale che? Sei venuta con un comico, sei venuto. Lui è il professor Denker, che è un esperto di cinema. Ma immagino che bei discorsi intellettuali che vi siete fatti voi due. E di che cinema sei esperto? Ma ragazzo mio, come direbbe Godard, le chi no? Che? Il cinema. Ma di che, professore? Il cinema è una fissa. Una fissa, per esempio sto in fissa col Gorno. Il Gorno? Che? Il Gorno. Il Gorno. Gore più porno. Cannibali, nazi, ma splatter, sadomaso. Ma quale Gorno? È un professore. Sì. Tocca parlare dei classici. Ascolta, classico. Chi e in quale film dice se questo non è un coccodrillo che sfureggia, è un motore che si avvicina? Tac, 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 tac. Basta. No, tanti. Thomas Millian, squadra anti-gangster. Comunque, se volete il trash, Edwidge Fennec che rifà Rita Hayworth nel film La patata bollente, Steno, 1970. E regge la canna. Se ne canto più. Le
corruttibile giudizio dello specchio, che non conosce né menzogna né pietà, ha sussurrato che oramai io sono vecchio e che per certe cose non ho più l'età, e che per certe cose non ho più l'età. Eppure ballerei tutta la notte, ma la mia donna dice che non ne può più. Guardo l'orologio, vedo che sono le quattro, forse mezz'oretta è meglio che mi metto giù, forse mezz'oretta è meglio che la butto giù. Eppure non sono stanco di far festa, ma la mia donna dice che non ne può più. Se la vecchiaia si dimostra in questa pista, sono in piena gioventù, sono in piena gioventù. Sono meglio gioventù! Te lo ricordi Ruggero Filetta? Ecco. Quello della seconda B, Vespetta Rossa. Sì, sì, quello che faceva le molotov con le bottiglie di Coca-Cola. Ma non l'avevano arrestato? Sì, ha fatto 2 anni, poi... Lo sai, eravamo anche sposati. Ah, indiano metropolitano si sposa. Beh, sì, lo stronzo nell'82 è scappato con la scusa della Digos alle calcagna. Adesso pare faccia il guru in Olanda. Ah. Ma dimmi di te, eh? Beh. Eliana. Eliana, sì. E siete state ancora insieme? Beh, sì. Pensa che strano. Te la posso fare una domanda? Ti ricordi quella sera a casa di Mauro, quando stavamo seduti vicini sul letto? Perché non mi hai baciato? Eri fidanzata con quello? Con l'indiano. Beh. Scusa. No, ma dai, te l'asciugo io, dai. Io fra 10 minuti stacco. Che fai, mi aspetti? Eh certo. I miei film preferiti. Ich auch. Herr Professor. È questa? Eh sì. Ti potrò rivedere? Certo. Dove ti trovo? Sei su Facebook? Su Facebook? Il telefono?
telefono ce l'hai?